Ci sono almeno tre cose che ci riconducono al mondo ebraico se pensiamo ai crumiri di Casale Monferrato. La prima è la ricetta, che è senza lievito, così come lo è quella dei biscotti della festa di Pesach, che si fanno appunto nelle case ebraiche della città, ma di tutto il mondo. Una ricetta semplice con farina, uova, zucchero e subito infornata, senza il tempo di lievitazione. La seconda è la parola krum, che in Yiddish significa storto, piegato. Una parola ancora utilizzata nel mondo danese e che ci riconduce alla forma. La terza è la ricetta del 1878 per mano di Domenico Rossi, con cui vinse nel 1884 l'Esposizione Universale. Bene, quella ricetta, che poi vinse anche molti altri premi, è dedicata a Vittorio Emanuele II, al re, e in particolare ai suoi baffi. Andiamo a vedere che cosa c'è nella piazza che oggi chiamiamo Piazza del Cavallo. Eccolo il cavallo con sopra Carlo Alberto, re di Sardegna, un eroe per il Casalesi dell'Ottocento, perché aveva restituito alla città il ruolo di senato, confermando l'importanza di Casale Monferrato come seconda città del Piemonte dopo Torino. Per costruire una statua così servivano molte monete, il suo valore era di 80.000 lire. Pensate, se scendesse dal cavallo Carlo Alberto, sarebbe alto 4 metri e mezzo. L'emancipazione ebraica era nell'aria, furono molte le famiglie che parteciparono alla sua costruzione. Ghiron, Artom, Segre, Sacerdote, Carmi, Vitta e molte altre famiglie ebraiche. Napoleone aveva aperto la strada per i diritti civili. Prima dell'emancipazione albertina, gli ebrei di Casale Monferrato se la passavano abbastanza bene. Sotto i Gonzaga e i Paleologi erano numerose le concessioni. Ma bisogna prestare attenzione perché nella storia l'antigiudaismo è sempre pronto a riemergere. E così, nel 1938, con le leggi razziali emanate dal governo nazifascista di Benito Mussolini, tornano anche qui le persecuzioni. Gli ebrei nati a Casale Monferrato e morti nei campi di concentramento sono 59. Fra questi i fratelli Fitz, di cui qua abbiamo le pietre di inciampo perché furono presi nel 1944 dalla loro abitazione per essere deportati con la balilla nera. Tra 1848 e 1900 contiamo a Casale all'incirca 700-800 ebrei. Erano veramente tanti, all'incirca il 5% della popolazione. Gli ebrei erano un elemento attivo della vita di questa città, partecipando agli investimenti economici e ai progetti di sociale e culturale. Qui si aprivano numerosi negozi e esercizi commerciali, da cui facilmente, attraverso Rete Bottega, si poteva uscire la sera per raggiungere la sinagoga. Questo era il quartiere ebraico, qui vivevano gli ebrei della città. Lo troviamo nelle antiche mappe con il nome di quartiere Mongarone. Via degli Israeliti diventerà via Alessandria solo nel 1878. Il documento più antico che è stato ad oggi trovato è quello a firma vescovile di concessione di terra per sepoltura ed è del 1438. Iniziava qui il quartiere. Qui si passava per andare ad aprire negozi o si rientrava a casa la sera. C'erano altre piccole sinagoghe nelle case di chi poteva permettersele. Una era quella del barone Vitta. Al centro di questo quartiere c'è la sinagoga. È qui, è questa, ma è invisibile. Prima di Carlo Alberto gli ebrei erano dei diversi, dei profughi apolidi. Niente diritti, molti doveri. Per questo la maggior parte delle sinagoghe italiane non sono visibili dall'esterno. Nel 1886 il progetto dell'architetto Luigi Archinti prende forma e si inaugura così la rinnovata sinagoga, nella sua bellissima veste tardo-barocca. Andiamo a vederla. Questa sinagoga è del 1595. Come la vediamo oggi, è il risultato dell'ultimo restauro del 1969, a cura dell'architetto Bourbon. Contemporaneamente venne istituito il Museo degli Argenti e alcuni anni dopo il Museo dei Lumi. Il Museo dei Lumi ospita la collezione dei lumi di Hanukkah, una collezione unica al mondo che raccoglie oggetti, opere d'arte, di design realizzate da artisti contemporanei. Ci parla di identità ebraica, ma ci parla anche di uno sguardo contemporaneo sul mondo di oggi. Entrare nel Museo degli Argenti ci porta in un'esperienza di visita immersiva che si sviluppa penetrando in piccoli locali, quelli che erano un tempo l'abitazione del rabbino, la scuola, la biblioteca. Nel percorso tra gli argenti e i tessuti si incastrano sguardi verso la sinagoga. Le stanze delle festività seguono il ciclo del lunario, illuminano il valore e il rispetto della natura.
emergono gli usi e i costumi di una società che, conservando la propria identità, si era ben inserita nella vita pubblica di Casale. Le stanze del ciclo della vita confermano come la ritualità familiare sia importante nella definizione identitaria di ogni persona. Ogni visitatore viene accompagnato dalle nostre guide, i volontari, che con passione illustrano gli oggetti, spiegano i riti e definiscono i valori di un ebraismo ancora rilevante e vivo. Il ghetto a Casale fu istituito molto tardi, non furono i Gonzaga, non avvenne con i paleologi e anche in epoca napoleonica rimase aperto. Furono i Savoia a istituirlo due volte. Superando questo cardine, usciamo definitivamente dal ghetto, ma è anche un simbolo di ciò che rimane di una trasformazione epocale, dove l'emancipazione non soltanto degli ebrei, ma anche dei valdesi e di tutte le comunità non cristiane, racconta una trasformazione che parla di differenza e di accoglienza. Nei primi anni del Novecento fu costruito il Foro Boario Mercato Pavia, costruito per l'appunto dalla famiglia Pavia e titolato a Giuseppe. Un luogo cardine della città oggi, conosciuto soprattutto perché ospita il mercatino dell'antiquariato. E non è raro trovare sui suoi banchetti oggetti che parlano di identità ebraica. Qui a fianco il Liceo Balbo, un altro luogo che parla della partecipazione del mondo ebraico all'educazione e alla cultura della città. Ha in suo interno la targa che ricorda il preside, Giuseppe Ottolenghi, e i numerosi allievi insegnanti che dovettero dismettere le loro attività per via delle leggi razziali. Un altro preside che contribuì fortemente alla storia di questa città, ebreo, è Raffaele Jaffe. Nel 1909 fondò il Casale Football Club, squadra con cui nel 1914 Casale Monferrato vinse il campionato italiano, unica città non capoluogo di provincia ad avere uno scudetto. Ciononostante, fu preso dalla stessa balilla nera dei fratelli Fitz ed è portato ad Auschwitz, dove morì nel 1944. Nel 1943, in questo cortile in inverno, giocavano i bambini che Gioconda Carmi aveva portato via da Torino per nasconderli a Casale Monferrato. Qui lavorava Giuseppina Guzmano, che veniva sempre con la figlia, Dirce, di 10 anni. E qui i bambini giocavano nel cortile. Quando arriva l'8 settembre, si capisce che la priorità è la fuga. Così Giuseppina decise di sfidare la sorte, di superare le sue paure e di portare a casa sua tutti questi bambini che giocavano con la figlia. L'11 ottobre del 2000, Giuseppina Guzmano e il marito Felice Creppi sono stati riconosciuti giusti tra le nazioni. Il Cortile delle Api prende il nome da questo lavoro di arte contemporanea firmato a quattro mani da Aldo Mondino e da Jessica Kerr. In ebraico, ape si dice Dvorah e la parola davar significa invece cosa o parola, come logos in greco. Possiamo quindi dire che contengono la radice delle parole e delle cose del mondo e che volano e impollinano e generano e inseminano un albero di melograno, frutto che produce una moltitudine di semi. Allora moltiplicano all'infinito, riempiendo di parole e cose il mondo. Sono il miele della sapienza, ma attenzione a non pungersi. Questo è un lavoro sei specific di arte contemporanea dell'artista Renata Boero Medini, realizzato dalle sapienti mani di Daniel Sulevich. Il lavoro di Renata attinge alla natura, alle sensazioni, ai colori, ai profumi del mondo. C'è la creazione, la visione dello splendore. La frase in caratteri a filo d'oro, inserita nel parochet, è tratta dal Deuteronomio. Dice: paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrani. Paese d'ulivi da olio e di miele. La Torah per l'ebraismo è anche questo, un paesaggio da cui trarre nutrimento ogni giorno.
Vi abbiamo portato con noi cercando profumi dei dolci. Monumenti equestri, passaggi dimenticati, calci di pallone. Nomi e pietre, monumenti e arte, con note di viaggio e immagini rubate. L'abbiamo registrato nel 2020. Un anno a dir poco particolare. Un buon momento per riconsiderare i valori. Quelli che ci appartengono. Quelli che appartengono a tutti. Quelli che dobbiamo rispettare e coltivare. E la cravaca, la pastiravaca, la ruta alla but. Oh, che buon vin che eran tal me but. Le la cravaca, la ruta al but. Alle arriva al gatta, la ruba alla cravaca, la pastiravaca, la ruta alla but. Oh, che buon vin che eran tal me but. Le la cravaca, la ruta al but.